Un aereo ultraleggero è precipitato intorno alle 9.30 di questa mattina sulla SS-640, al chilometro 14, nel territorio tra Agrigento e Favara. Nell'incidente ha perso la vita il pilota del velivolo, Salvatore Scannella, 55 anni, di Campofranco. L'uomo era un dipendente ANAS e sembrerebbe si trovasse sul posto per effettuare un monitoraggio sulle strutture. Secondo una prima ricostruzione, fornita alle forze dell'ordine da due residenti della zona, l'aereo si sarebbe incastrato tra i cavi dell'alta tensione e in seguito sarebbe precipitato sul selciato. È stato accertato dalle forze dell'ordine che l'aereo, modello Tecnam Ultra 200 RG, apparteneva alla vittima, che in passato aveva svolto dei servizi per conto della Guardia Costiera, e questo spiega il motivo della scritta stampata sul velivolo. Fortunatamente, al momento dell'impatto, nessun mezzo è rimasto coinvolto. L'aereo non possedeva scatola nera, ma aveva una GoPro montata sulla pancia. Il coordinamento delle indagini è stato affidato al dottor Salvatore Vella, che ha già ordinato il trasferimento della salma presso l'obitorio di Favara. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della polizia stradale agli ordini del dottor Giuseppe Monreale. Sì, ci sono alcuni testimoni che hanno visto l'ultraleggero portare questo cavo, questo tirante, e hanno chiamato subito il 113 e ci siamo precipitati qui sul posto. L'uomo è un dipendente ANAS, non è chiaro se è stato in servizio, ma c'è anche una GoPro, una telecamera con cui stava facendo delle immagini. È in vostro possesso? Sì, è in nostro possesso e ancora non l'abbiamo visualizzata, le immagini. Sicuramente ci diranno qualcosa di più sulla dinamica. Sul posto c'erano anche familiari? Sì, abbiamo chiamato i familiari, è arrivato subito il figlio.